Ciao a tutti carichissimi, io sono Matteo Agostini e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di Pokémon Emerald Rogue, il gioco Pokémon roguelike relativo a Pokémon Smeraldo, dove se ben vi ricordate già ci feci un video preliminare. Stavolta però ci addentriamo ancora più nel dettaglio di tale gioco, infatti ho deciso di giocarlo in modalità Hardcore Mode, quindi la modalità più difficile del gioco, e ovviamente aggiungerci, perché no, anche la modalità in Nuzlocke. Ci sarà quindi un'intelligenza artificiale ancora più migliorata, la versione definitiva se vogliamo di tale gioco, quindi veramente veramente difficile tra virgolette andare a giocarci contro, ed in più ovviamente una sola cattura a percorso, con team estremamente complessi. Infatti vedrete quanti Pokémon leggendari o quanti team comunque importanti e fastidiosi avranno i miei avversari. In tutto questo, per rendere la sfida ancora più difficile, ho deciso di inserire i Pokémon dalla prima all'ottava generazione compresa, ed in più anche la possibilità di avere Mega e Z, soprattutto da parte dell'avversario e molto più difficilmente da parte mia. Insomma, una vera hard challenge di quelle come piacciono a me. Per cui venite con me carichissimi, perché vi faccio vedere proprio com'è andata. Dai! Andiamo al 12, va. Partiamo, tentativo numero 12, Emerald Rogue Hardcore Mode Nuzlocke. Nostra regolina autoimposta, randomizzare il nostro starter. Vediamo subito che cosa ci porta questo tentativo numero 12. Ora sì che ragioniamo, eh. Andiamo su Leverage Breezy, honestly, dai. Fresh Waters. Oh, Gligar non è male, eh. Vediamo subito sta roba e diamo subito un bel surf. Doduo. Faceva così Doduo, no, scusate. Arken, ne manca uno però. Baltoi, io voglio Gligar. Buono, buono, buono. Paralyze, ok. Putut. Surfa, surfa. Beh, buono, quante cure ci stiamo. Ecco, vedete, anche trovare tante cure all'inizio fa comodo, eh. Primo fatto, io andrei comunque in un average. Average wet, bellissimo Dewpider. Arawanid è ok, eh. Abbiamo la Shiny Claws, ragazzi, ma non mi tengo la Shiny Claws attiva ora. Cioè, non metto lo Shiny in questo momento. Acqua, buonissima. Squedo, Aperol Sprizzi, Braxish. E? Ragazzi, senza nemmeno pensarci mezzo secondo. Clean. Facciamo il trainer. Abbiamo iniziato bene questo tentativo numero 12. Buoni Pokémon, buone cure, buoni trainer, Paralyze Heals e Fluffy Tails. Bene, abbiamo un botto di roba da vendere, ragazzi. L'early game devi cercare veramente di, tra virgolette, sculacchiarlo. Questo è un buon early game. Io andrei al battle prep, honestly. Vediamo un po' nel frattempo che andiamo a vendere roba. Vediamo un po' se c'è qua. PGOT. Immediata subito. Mai trovato il Botterium Z ancora prima del primo allenatore. Mai trovato. Immediata subito. Cioè, ma che IVS sono, veramente? Ma che roba è? Vediamo il Botterium Lapras. Vai. Perfetto. Emerald Rogue Hardcore Mode Nuzlocke, primo capo palestra, tentativo numero 12. Gran calma. Geo Ignudo. No coffa. Rollout. Sword Dance. Farei un cross poison. Rollout. Ok. Posso anche andare di fresh water. E dopo si sworda. 40 era il quinto. Il quarto? F. Questo shotta. Posso saccare Shellos, entrare di Lapras, skillare. O magari lo missa. Oh. Why not? Non sarebbe male che missasse, eh. Ok. Sto dentro Lapras. Surfiamo. Ok. Magnemite. Sword Dance qua ci fa veramente tanta differenza, in realtà. Bom. Voltorb. Bom. Pichu muore di knockoff. Bom. Abbiamo perso Shellos, però era un sacrificio da fare. Va bene così. Dai, abbiamo catture. Average Trainer è ok. Buono. Razor Claw. Abbiamo Gliscor. Ah no, è il Fang, è vero, porco due, l'ho anche detto prima. Shinx. Zorua. Acrobatics, Gligar, tutta la vita. Chespin? Il fatto è, ci serve più Shinx o Chespin? Io provo Chespin. Ma non è una questione di coverage e basta, è una questione proprio di Pokémon. E Chespin, secondo me, fa il caso nostro. Chespin, Leech Seed, assolutamente sì. Evolviti, dai. Let's go. Vai di quella den... Ma perché abbiamo le IVS più brutte della storia?
Abbiamo sempre Pokémon montati al contrario noi. Facciamo il trainer. Abbiamo la Z in early game, sfruttiamola, no? Soda Pop, benissimo. Ragazzi, ma abbiamo 17 Soda Pop. Non credo di averle mai avute. Dai, ma una bella Razor, no, eh? Anche perché una bella Razorina ci serve totalmente ora, eh? Facciamo lo Strong Trainer. Siamo contro Maxi. Va bene. Teost fuori di testa. Deino. Secondo me lo scoppiamo. Bom. Chi si prende? Deino si evolve veramente tanto, tanto, tanto lontano, eh. Secondo me si prende Lipard. Quiet, ovviamente, anche lui montato al contrario. Allora, vendiamo. Oh, un po' di mente. Facciamo Impi Squilladin. Prenderei giusto uno tra White Lens o White Glasses. Probabilmente White Glasses. Citrus a Quilladin e Citrus a Lipard. Secondo capo palestra, signori. Ci può andare bene Mist in realtà. Gligar è abbastanza inutilizzabile, mentre invece Quilladin potrebbe far bene, eh. Kabuto non benissimo. Stealth Rock. Va bene. Mo c'è Lapras che ci deve rompere le balle, eh. Freeze Dry. Io continuo a curare. Proviamo Body Slam Para. Crit e Para sia proprio bellissimo. Non devo sprecare le cure, però. Certo che qua sono necessarie. Vai. Mono. Slowpoke. Confusion. Va bene. Facciamo Anchor. E poi Knock Off. Eccolo lì, il Withdraw. Scarrafone. Se io vado a mettere Lapras. Lipard. Non è un benissimo su Liquidation, eh. Ammesso e non concesso che lui faccia Liquidation. Ma secondo me è ok mettere Lipard di nuovo. Tanto Slam o Liquidation la va assolutamente a godere. L'ho detto che faceva Liquidation, mannaggia. Slowpoke, va bene. Nuovo di Slam. Andiamo in scula prima una para, una confusion. Crit e para. Wow. Questo Lapras crit e paralizza. Questo è quello che fa. Bom. Stario. Thunderbolt. Crittare non ci può crittare. L'unica cosa che può fare è paralizzare. Ma buono. GG. Buono. Seconda medaglia ottenuta. Abbiamo perso l'Hypard. Però va bene. Ottimo. Come mai c'è subito un'infermiera? Bello il rando quiz, eh. Io ragazzi farei cattura rando e trainer difficile. Facciamo Average Verdant. Soda Pop, grazie. Quick Ball va benissimo. Erano questi? O erano i Fang? No, erano i Fang, vero? Mannaggia. Cappiamo e vediamo anche che Pokémon ci sono, soprattutto. Hoppip. Lilip non è male, eh. Oh, Bounsweet. Niente, ragazzi, va di Squirtle. Squirtle. E vediamo di prenderlo subito, dai. 1, 2, 3 comodi, dai. Ta 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 ta. Buono. Jollymint, ok. Eccolo. Buono. Non credo che userò la Shiny Claws per prendere Zigzagoon. Buono. Randoman. È il momento delle bet. Randoman. Ha totalmente migliorato l'IV di questo War Turtle. Rimaniamo a destra. Oh, abbiamo perso solo Shen. Zitti. Turtle just a bit weaker. Dai, oh. Grazie per questi 5.000. Direi ci è andata piuttosto bene. Siamo contro Mei. Suaki. Robotics qua. Buono. Duraludon. Qua avremmo perso Gligar. Essendo a meno 6 e noi avendo Shell Armor non abbiamo problemi. Buono. Monferno. Se gli sparassi una Z. Buono. Galarica Cuffs. Lotta anche a... Oddio, lotta ci servirebbe. Però allo stesso tempo abbiamo Duraludon che fa molto bene. Andiamo Duraludon. Bellissime le IVS di questo Duraludon. Allora, War Turtle non deve entrare in campo. Mighty Trainer. Emerald Rogue, Hardcore Mode Nuzlocke. Siamo al terzo capo palestra. Erika, benissimo. Parasect, su Parasect si agode, eh. Qua si sborda subito. Bon. Soda Pop. It's sweep time. Parasect è il Pokémon perfetto per settare. Ok, ora non resiste nessun Pokémon. Buono. Giù anche lui. Questo muore. Vai, ottimo. Killare le mega così è una goduria. Che sweep pazzesco, ragazzi.
Nice. Super, super clean. Forse una delle... Tra i tanti tentativi, forse una delle palestre più facili di sempre. Bono. C'è un paio di fatture e poi andiamo su verso il full mar. Oh, qui c'è il corrosive, se no... Forse è meglio il corso. Vediamo un po'. Ragazzi, ma che run è? Rotomit potrebbe essere buono. No, ma si prende Zard, ragazzi. Voglio Charizard. Non c'è discorsi. C'è Zard. Spy Shield tutta la vita. Eccolo. Andiamo, Blasto. Charmeleon, a posto. Una voglio Skull Bash. Allora. Una bella roba, va? Ormai è entrato nel cuore questo mazzo. Facciamo esattamente la stessa cosa, ragazzi. Uguale identica. This right here is my favorite thing ever. Average Spooky. Oh, in missed, raga. Missed. Ancora. Ma da dove arrivi, madonna? Era a camperare quel coso lì. Andiamo in full rest. C'è un random lì. C'ha risardite? Blastoisite? Beh, direi che si gode totalmente. Madonna, ragazzi, se c'era la hits. Tanto abbiamo un timid per Zardone. Blastoise, timid, anche lui. Bold, dura. Certo, Chesnaught con i lefties è una bomba a mano, eh. Buono. Andiamo. Emerald Rogue, Arcor Mode, Nuzlocke. Quarta medaglia. Con tutte le nostre regole autoimposte, c'è Giovanni. Nidoking. Earthquake è ok. Shift a Blastoise. Earthquake, lui fa solo Earthquake, ok. Ve ne reggiamo un altro, ma andiamo di Surf sotto Rain. Quindi dovremmo scoppiarlo, eh. Buono. Marowak lo scoppiamo comunque di Surf. Buono. Nidoqueen. Se non è comunque di Surf ci muore lo stesso, eh. Sono abbastanza convinto ci muoia sotto Rain. Lo reggi, Blaster Power. Ho rollato maluccio, eh. Però è ok. Ductrio. Dio, Life Orb non è che mi garbi molto, Andiamo di Chesnaught. Noi abbiamo Lefties. Buono. Questo lo distruggiamo tra Semi, Life Orb e Spiky Shield, eh. Molto bene. E siamo di nuovo pieni. Perfetto. Sandslash. Onestamente farei la solita roba. Semi su Sandslash. Andiamo di Seed Bomb. Fai danni. Slash. No crit. Seed Bomb, killiamo. Buona. Ottima la kill. Ductrio. Seed Bombiamo. Va bene. Buono, 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 buono. Ottimo. Bene. Clean Giovanni, dai. Senza nemmeno usare cure, ottimo. Veramente molto, molto bene. Quarta medaglia. Ok. Allora, questo è il covo di un Pokémon forte, eh. Andiamo qua. E il random lo saltiamo, ragazzi. Vediamo chi è. Che verso era? Diggersby. Serve Diggersby? Secondo me, no. Niente Diggersby. Capiamo, andiamo sul random dove non farei niente. O lo proviamo. Volete un po' di game show? Facciamo un try a destra, di solito porta bene, dai. Ve l'ho detto, a destra porta bene. Andiamo via. Eh beh. Molto, molto meglio. Via. Andiamo a fare il quinto capo. Andiamo a livellare. Gligar intanto si evolve. Bello Gliscor, eh. Figgy Berry a Blastoise e Citrus a Gliscor per settare Sword Dance. Emerald Rogue, Arcor Mode, Nuzlocke. Regole autoimposte. C'è Brock. Sulla carta è tosto. Poi bisogna vedere, perché di solito Brock ha sempre Mega, Z. Rhyperior. Qua Blasto mi devi mettere Rain Dance. Sperando non mi tiri Rockbreaker qua, eh. Toxic. In realtà è ok Toxic. Però siamo sotto Rain, scoppia 70 volte. Questo lo facciamo decollare. Oh no, Kabutops no. Vai di Seed Bomb. 4 per nel muso. E ciao. Buono. Balloon Golem. Va bene. Questo non fa granché. Ma anche senza Rain comunque non faceva un granché. Andiamo di Spiky per recuperare un po'. The Choice. Troppi danni. Vediamo dopo con chi entra. Intanto killiamo sto robo. In tutte le run che abbiamo fatto finora, Brock ha sempre avuto Aerodactyl. Mastar. Bene. Perfetto. Ok, ora arriva il difficile. Possiamo mettere anche Duraludon diretto. E un EQ comunque dovremmo tenerlo, probabilmente, di Aerodactyl. E Life Orb non ha la Mega. O critta o non killa lui. Earthquake, dovremmo reggerla. Golem. Ok, qua arriverà un altro EQ. Va bene. Andiamo a fare uno Spiky per scoutare. Gran bel Pokémon Chesnaught, comunque. Su Emerald Rock, tanto quanto Radical Red. Mamma mia! Bella la Protect sulla Z. Che danno no sense. Bom. Lefties, Seed. E via.
Gran bel lavoro con Chesnaught comunque, eh. Gran Pokémon. Yes. Quinta medaglia andata. Brock e Giovanni, tra l'altro, di fila. Buono. Ottimo, ottimo, benissimo. Io propongo un Market, probabilmente. In un Calm Chili. Ora vediamo anche che Pokémon ci sono, eh. Galvantula. Volbeat. Vespiquen. Livanni. Pokémon osceni, dai. Io voglio fare i trainer verdi, ragazzi. Che sono quelli che ci droppano cash. Che qui non c'è nulla. Ecco, Tough Breezy. Qua dobbiamo fare invece più attenzione. Yellow Nectarx, Relaxed Mince, Naughty Mince, Earth Plate, Insect Plate. Vediamo che Pokémon ci sono qua, ragazzi. Gyarados. Gyarados ed Elioptile. Non so se metterei Gyarados, honestly, eh. Che Rain Dance serve. Pur Restore, belli tre Pur Restore così. Va buono, è finito il percorso. Martrest. Col cacchio che uso random in qua. Osho. Prendiamo EQ e gli diamo a Gliscor. Andiamo col Blasto, dai. Vai. Ci siamo, ragazzi. Emerald Rogue, Hardcore Mode Nuzlocke e regole autoimposte. Siamo al sesto capo palestra, che è Sabrina. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Mr. Rhyme. Benissimo, benissimo nella Goding. Buono. La miseria è danno. Ma intanto lo healiamo. Potevamo rittare prima. No, eh. Ok, Rapidash. Iors Power, ma dovremmo reggerla. Esatto, esatto, brother. E noi lo scoppiamo. Taunt. Andiamo di Meteorone. Your Roost Mew. Ok, lo stesso, knock off su Tibolt, va bene. A questo punto si fa Meteor e lo killiamo. Che bella mossa Laser Focus comunque, eh. Vai, taunta, taunta. Beccati il Meteorone. Col crit. Quasi. Questa dovrebbe essere kill. Buono. Bravo Duraludon, veramente fortissimo. Mr. Mime. Ok, questo fa male. Che danni. Spara una meteora. Anch'io sparo le meteore su Mr. Mime. Furbacchione. Qui ho totalmente cannato io. Andiamo a fare Zard Y con Flamethrower. Che forte Charizard, mamma mia. Raichu di Alolan. E qui inizia il difficile. Speriamo nell'elettro. Comunque una psico la tanchiamo. Vai di Duraludon. Sì, di Duraludon di Gliscor, dai. Ecco, vedi, questo è quello che temevo. Questo è un problema grosso come una casa. Fermi. Com'è che abbiamo outspeedato? Comunque la Hazam, cioè, quindi abbiamo comunque problemi. Questo se è mega è un casino. Qui è un casino. Andiamo di Ice Beam. E preghiamo. Tu mi fai recover dopo? Perché fa substitute recover e ok. Buono. Sembra tipo loccato su substitute. E noi si va di Z ora. Ora si va di Z. Se iniziava a picchiare 1-2 li lasciavamo, eh. Prendiamo ed agodiamone. Prendiamo ed agodiamone. Va bene, abbiamo perso Duraludon, ci può stare. Dai, 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 dai. Allora, Sharp o Breezy? Io farei Average Breeze. Andiamo di Average Sharp. Mi sbaglio, ho visto un allenatore verde. Allora, andiamo a fare le catture. Arctozolt? Arctozolt non è malissimo, eh. Oh, Rotomau? Plasly il migliore, assolutamente. Ci manca Blaine, ci manca Koga. Piuttosto andiamo di Ampharos. Questo è quello che volevamo, eh. Allora, questo allenatore è quello verde. Vediamo. Che danni Talonflame. Buono. C'è niente qui. Nascamahama, Nemma, la truncola. Tre Firestone. C'è un trainer lì. Floscio comunque è sempre bellissimo in 2D, eh. Sempre pazzescamente figo come Pokémon. Salazzol, altro bel Pokémon. Buono. Famous Sword Dance Acrobatics. Buono. Buono. Andiamo ancora in Average. Average Fierce e via. Andiamo ai Pokémon ci sono e via. Oh, Tyrant, ok. Andiamo un attimo ai Pokémon prima. Beh, il problema è che Gliscor ha già il set fatto. Però Garchomp è Drago. E contro Blaine fa non bene di più. Sono molto Quick Ball addicted. Facciamo una roba. Vediamo prima gli altri Pokémon. Vabbè, i Pokémon qua fanno... Niente ragazzi, si leva Ampharos, si prende Garchomp. Cioè, easy Ampharos. Così?
me ne fai a godere così di un bel garcio? Ovviamente dovremmo dargli EQ. Facciamo il trainer obbligatorio. Torterra! Torterra! Meno male Continental Crash, va. Oh, Runericus. Tira gli Hydro Vortex nella Goding. Buono, ti saluto. Dig. Primo attacco, static. Let's go. Allora, io farei un battle prep, che per Garchomp dobbiamo fare il set. Possiamo dare le stealth di sicuro, cambiare natura a questo robo. Ma Rocky Helmet, Rough Skin su Ciompo. E Dragon Tail a questo punto, visto che a questo... cioè, siamo qua. Questo uno in special defense mi fa malissimo, mi fa. Ci teniamo anche i soldi, va bene. Settima palestra. Emerald Rogue, Hardcore Mode Nuzlocke, regole autoimposte. Blaine. Marowak. Va bene, intanto io metto le stealth. Male, non fanno. Flare Blitz. Sotto Sam fa male, Intanto lo healiamo però, vai. Buono, Charizard. Con le stealth metà vita. Se questo X si ride, Io andrei di blasto qua. Dragon Pulse. Andiamo di Rain Dance. Rusta, bravo, Rusta, Rusta! Willow Wisp. Ok. Bom. E giù Charizard X. Giù Mega Charizard X è sempre un bene. Arcanine. Vai Scormigarba. Siamo sotto Rain o no? Andiamo di Earthquake. Ma comunque un altro Flare Blitz l'avremmo retto. Moltres. Bello Moltres sulla 4 per delle Stealth Rock. Andiamo di Zard. Perché comunque qua Gliscor me lo scoppio. Zard secondo me ci può stare. Vediamo cosa fa lui. Ora Rusta. Leftis. Ma che c***o di danni sono? Andiamo di Slash. Prova il flinch, va. Buono. Trio, 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 trio. Qua arriva Rock Slide, Rock Slide, Rock Slide, Rock Slide, Rock Slide. Bom. Questo muore. Ninetales. Vai nella Goding, Charizard. Ah, proteggi, Perché hai paura di Charizard X. Y. Flinchino. Godere. Settima medaglia. E andiamo. Facciamo strong. Vediamo un po' che c'è nello strong. Al limite scappiamo. Cos'è? Conk. Tipo, ecco, ora possiamo pensare di cambiare Blastoise per Conk. Bello Conk, Vai. Voglio livellare io. Vai qua. Hitmonlee. Via, 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 via. Scoppiato. Hisoka. Vabbè, Rock Tomb però la reggi, dai. Bravo Conk. Buono. Acrobatics ancora. Bom. Star Pieces, benissimo. Pyroar. Ok. Tre Beast Ball. Tre Shiny Stone. Eccolo lì. Lo sapevo io. Via, via, scappa. Sto percorso. Qua c'era una bolla. Avevo visto una bolla io. Eccola qua. Spooky Plate. E via. Vi dico la verità. Andiamo sul market. Pigliamo veramente le cure invece. Ma io 15.000 di full rest li spenderei, A Thunderbolt su Lapras. Che mi sta facendo impazzire Lapras senza Thunderbolt, 13, 16, 17. 17 cure possono anche bastare. Ok. Testa. Cura gratuita. Emerald Rogue. Hardcore Mode Nuzlocke. Ottava medaglia. Koga. Beedrill. Ok, io setterei comunque le Stealth Rock. Va bene. Tailwind. Endeavor. Buono. Facile, facile, facile. Nidoking. Questo è Ice Beam. Andiamo di Z. Earth Power. Buono. Questo è Kill. Incredibile. Giovanni, Koga e Brock hanno tutti Nidoking e Nidoking. Facciamo un Mumu e vediamo che cosa ha lui. T-Bolt. Che danno senza senso. No, ragazzi. Qua... un casino, Tocca scoutare se ha Ice Beam. Vediamo se ha Ice Beam. Ma lemma, 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 lemma vero. Dai, Charizard. Ti prego. Cazzo! Uff. Punta cruel. Io
credo che possa andare di Sbomb. Andiamo di Conk. Che Ice Beam la fa ora. Ecco. Mo so un po'. Scald sotto Sun. Ok. Ok. Questo potenzialmente era Mega Gengar, eh. Ok. Dai, fammi knock off. Bravo. Ma no! Ma no! Ma non me l'hai fatta finora! Porco due! Porco due! Ma finora non mi hai fatto la poison! Ma che scammata all'amorosa, veramente! Mac di Alola. Qua conviene mettere Charizard. Knock off, poison jab, fire punch. Avrebbe fatto sempre ice punch qua, eh. Rock Slide, a posto. Non ha Ice Punch. Buono, e abbiamo anche Max trollato. Bene così, abbiamo perso Chesnaught. Cioè, da uno Sludge Bomb che non aveva mai fatto quel Tentacruel. Però, ottava medaglia. Qua c'è lo Strong Trainer. Perché se non facciamo lo Strong, non abbiamo Pokémon poi. Cosa? Siamo contro noi stessi? Se vengo battuto dalla mia stessa copia, mi sento in Mew contro Mewtwo. Questa lotta è folle. Mi copia nel momento in cui lo affronto. Lui ha due livelli meno di me. Ok, bene. Bogarchomp è ok. Ok. Perfetto. Qua abbiamo la kill di Ice Beam. Meno due. Okay. Roll alto. Bravo. Questa lotta è veramente folle. Ah, qua ci dà un Pokémon che poi randomizzeremo. Sperando ci sia un randomen. Un randomen. No. Che sto slash di Charizard è osceno. Me lo fai levare sto schifo. Un Dragon Pulse. Gliscor Sash. La Sash ci permette di star tranquilli con Gliscor. C'è qualcosa per sto Garchomp. Al posto di Dig. Ma che mossa è Dig? Cambiamo natura a Conk. Lo facciamo careful. Direi che siamo a posto con i set. Dai. Primo Super 4. La tensione inizia a farsi palpabile. Bruno è il nostro primo Super 4. Via. Bruno non è mai semplice. Ductrio. Andiamo a settare le stealth. Toxic. Ok. Farei un Dragon Claw. Offensivo. Ok. Stone Edge non ci fa niente. Buono. E giù Ductrio. Nidoking. Ci risiamo. Lapras. Ok. Il danno non esiste. Ice Shard. Gran controllo di Lapras nella Goding. Nidoqueen. Ok. Surf. Ok. Earth Power. Ok. Surf. Nice. Giù anche Nidoqueen. Ottimo. Buona gestione. Rhyperior. Surf dovrebbe morirci. Così. On top. Take out. Game Thrower. Buono. Zapdos di Galar. Potrebbe anche avere la Z, eh. Buono hot speed. Nice. Bello sto hot speed. La facciamo sembrare facile. Si agode. Dreadnought. Buono. Vediamo chi è l'altro Pokémon a parte Dreadnought. Mr. Fesh. Andiamo baby, andiamo. Signori, diamo il benvenuto ufficiale a Mr. Fesh. Adamant Strong Joe, è già perfetto. Draco Plate. Piano di trainer. Porca trota. Trimpish Mince. Buono. Battle prep. Facciamo giusto il set di Dracovish. Anche se faremo sempre solo Fish Shoot Rand, praticamente. Sicuramente facciamo Psychic Fangs su Dragon Pulse, che tanto è inutile. Dai, lo facciamo jolly Dracovish. Non Adamant... Fa paura sulla lentezza. Ci siamo, signori e signori. Emerald Rogue, Hardcore Mode Nuzlocke. Secondo Super 4. Con tutte le nostre regole autoimposte. Agata. Qui massima attenzione. Davvero massima attenzione. Marowak di Alola. Fire Punch. Vai Garchomp.
Come arco. Porco, due danno disumano. Venom, questo sarà mega. Flamethrower comodi. Con l'ascia risardite. Buono. Flamethrower. E giù Venom. Nice. Pinsir, oddio Pinsir. Ma sbaglio o non ha preso le stealth? È Duty Boots. Flamethrower. Vieni a godere. Flamethrower. Nella Goding. Beedrill. Flamethrower. Incredibile comunque Agatha con gli insetti. Eccoci qua. Allora noi dovremmo speedare con la scarf lo stesso. Oh porco due. Substitute. Gengar Mega sotto Substitute. Non è bello, eh. Thanks ora. Ok. Grazie per il follow, carichissimo. Pazzesco. Ma guardalo. Ok. Che set tossico. Substitute, Perish Song e Destiny Bond. Yes! Vamos! Secondo Super 4 di Emerald Rock, Hardcore Mode Nuzlocke superato. Via. Andiamo avanti, va. Tough into market, è onesto. Abbiamo bisogno anche di cure. Tough Breezy. Allora, non... Dicevo, non abbiamo bisogno di switchare, eh. Red Orb, vabbè. Ok. Va bene, ok. Fomantis, no. Ok. Ma sei girata precisa. Usciamo da qua e andiamo al market, dai. Ok, io prenderei un botto di cure ora. Beh, direi 25 cure basta, no? Oh, EQ. Vagli dig per cortesia, non si può vedere. Dai, direi di andare. Emerald Rogue, Hardcore Mode, Nuzlocke. Con tutte le nostre regole autoimposte. Lens, dai, siamo a Lens. Kindra, Palsini. Danni, ottimi. Focus Energy, bene. Ciao, brother. Vai. Dactyl, Stone Edge. Danni. Troppi. Steltine. Diclaw. Ok. Ottimo. Diclaw su Dragonite. Ottimo. Bom. Nella Goding. No, Articuno. Laprassino. Press Dry. Va bene. Siamo a V. Vai di T-Bolt. Brave Bird. Ok. Mixed. Perfetto. Articuno è sempre noiosissimo. Defog. Ok. Surf ancora. Brave Bird. Quando devo far Roost. Però abbiamo Freeze Dry. Dai, killamelo. Prendiamo un Brave Bird. Ok, giù Articuno. Qua in arrivo Stone Edge. Sicuramente qua entriamo di Chomp. Poi dobbiamo trovarci in una posizione di cura, perché Fesh e Lapras. Lapras soprattutto è importante. Skin e Helmet, dai. Occhio anche ai crit, su sto robo. Ok. Rough Skin e Helmet. Ok, viene giù e poi siamo safe per curare. Bene. Questo è il motivo, ragazzi, di Rough Skin e Rocky Helmet Garchomp. Molto meglio della Mega Moltres. Questo potrebbe essere Zeta. Va bene. Hurricane Blind Hit, ovviamente. Fammi mettere Lapras che siamo a V. Incredibile, ragazzi, quante volte stia hittando. Va bene. Noi si surfa e si gode. Buono. Ice Shard viene giù. Buono. E ora abbiamo l'ultimo. Buono. Moltres di Galar. Non siamo messi bene, eh. Andiamo a saccare Gliscor, entriamo di Fesh, Fissious Rend e chiudiamo la questione. Fissious e tanti saluti. Buono, va bene. Una sola perdita è ok. Terzo Super 4, fatto. Nella Godin. Che era? Niente. Nella Godin. Oh, Strong Trainer. Lo facciamo anche, mi sa. Per la cattura. Dai, via. Strong Trainer. Brandon. Ma what? Non ci posso credere. Non è vero, dai, non è vero. Come ancora. Abbiamo trovato 70 Nidoking. Sludge Wave, va bene. Buono. No Poison, buono. Ottimo, giù Nidoking, dai. Siamo Ciompone, vediamo un po' che cosa combina lui. A EQ si risponde di EQ noi. Giù Kruko e Stealth settate. Nice. Landorus. Fissious. Buono. Escadrill sotto Sand. Non ci piace questo, eh. Leva sta Sand, dai. Mamma mia. Buono. Nice. Sismitoad. Buono.
Buona CC. Bravo, con Keldur. Flygon, va bene. Crei di Dragon Pulse nella Godding. Vediamo. Yes! Easy! Tre leftovers. Flygon, Nidoking. Nidoking, a questo punto Nidoking che ci può dare una mano. Qua lo facciamo Sheer Force Life Orb, eh. Andiamo a vedere chi c'è nello Strong Pokémon. No, aspettate, calma. Shackle invece ci potrebbe dare una mano un sacco di volte per curare. Shackle tiene. Metti un sub. E meno male ho fatto substitute. Vabbè. Ce la giocheremo. Andiamo nel battle prep, dai. Nido. Io lo farei modest scarf. Prendiamone due, va. Potremmo prendere in considerazione il fatto di levare Heatwave, e dare Solar Beam per coverage. Io direi di andare. Per far Nidoking è una buona idea, ci sta. Vai. Ci siamo, signori e signori, è il momento della verità. Quarto ed ultimo Super 4. Emerald Rogue, Hardcore Mode, Nuzlocke, regole autoimposte. C'è Lorelei. Eccoci qua, Flamethrower, facile. Flamethrower, faccio un bel Aurora Veil e si gode. Sash Aurora Veil e si gode. Ok, qua dobbiamo iniziare a essere un po' più cinici invece. Andrei di Lapras, non vedo rischi su Lapras in realtà. Eccolo lì, bene che Charizard non si sia preso Thunderbolt. Boia, che legnata però, siamo a V anche. Siamo tutti e due a V. Andiamo di Mac, niente CC. Ok, T-Bolt ancora però. Curiamo, non rischiamo. Se ci tirai Shard, T-Bolt. Qua comodi di Mac Punch. Bene, Cloyster. 32 HP di danno non è poco. Life Orb. Andiamo di Nido e facciamogli il giochino. Dell'Ice. Bene. Bene. Stiamo giocando sul filo del rasoio, eh. Ma dobbiamo fare della gestione con questo Cloyster. Ben gestita. Qua arriva la Ice. Però noi abbiamo Earth Power qua, eh. Che io farei. Particuno non è bello. Andiamo su Zard. Voglio cercare di non saccare comunque Nidoking. Hurricane. Vabbè. Curo la confusione, ragazzi. Buono, fiamme. Benissimo. Blastoise. Potrebbe essere mega come no, eh. Comunque noi siamo sotto Sun. Andiamo di Solar Beam. Eccolo. Bello. Mega Blastoise contro Mega Charizard Y. Water Pulse. Comodi. Capolavoro. Si gode. E abbiamo salvato anche Nidoking senza saccarlo. Yes. Nuovo record su Emerald Rogue Hardcore Mode Nuzlocke, perché siamo al campione. Gran lavoro. Dobbiamo livellare, qua. Andiamo Tough Breezy, dai. Andiamo Tough Breezy, non rischiamo. Oh no, mi sa che c'è l'allenatore obbligatorio. Bel Drift Beam. Eh no, ragazzi, non posso passare qua. Ma è schitti nell'ultimo percorso, apposta. Non abbiamo usato la Shiny Lose, eh? Eh no, lui è obbligatorio. Mazio Pera. Bom. Fastball. Lurball. Yellow Nectar. Vai. Curati, va. Random in precampione. Su Nidoking. Random in precampione su Nidoking. Sarei un drago, eh. Niente random. Sheer Force Life Orb. E questo ramena tanto, eh. Cosa gli diamo a Nidoking? Cosa ci conviene dare? Io probabilmente farei Flamethrower. Sotto Sun non è male, sì, ma... cioè, a livello di coverage, poca roba. Cioè, Ice, ok, sì, poi... no, Thunderbolt preferisco, scusami. Vai. Signori e signori, ci siamo. Stiamo per scrivere un'altra volta un pezzo di storia. Forse, si spera.
Signori e signori, benvenuti al campione di Emerald Rogue, Hardcore Mode, Nuzlocke, più regole autoimposte. E abbiamo blu. Via, golem. Andiamo di stealth. Va bene. Che cazzo di danno è? Andiamo di Dragon Tail. Garcio un po'. Perdita enorme. CC Mach Punch. Ora CC e poi Mach Punch. Guardalo, guardalo, guardalo. Ci posso credere. Olivrat. Circle Throw va bene. Se lo legnassimo peso. Mallegnalo. Il pazzo. Defog, eccolo lì. Che mi leva le stealth. Ok, ok, ok. Si è buggata l'IA. Buono. Sheer Force Life Orb comunque picchia veramente tanto, Che danni. Lapras è safe. Hidden Power. No, fa un po' di danno. Ok. Nice. Buono, grazie Glaceon. Jolteon. Buono giù Jolteon. Altra kill di Nidoking. E tu probabilmente, Kiko, sarai Mega. Eccolo qua. Gengar Zeta e Mega del campione utilizzate. Ok. Crit non ne possiamo prendere. Sludge Bomb lo reggiamo. Shadow Ball lo reggiamo. Yes! Yes! Peccato per Garchomp. Champion Badge. Ma ancora non abbiamo vinto, in teoria. Ci dovrebbe essere il supercampione. I'm afraid another battle awaits before you may be best hold that title. Good luck. C'è una timer che potrebbe aiutarci. Però un altro Pokémon ci serve, ragazzi, Andiamo nel rough, proviamo un po' la cattura, vediamo un po' che succede. Sirius Mint, Garbodor, Osceno. Calma. E questa è una bella cattura, veramente. Ditto lo facciamo Scarf, Vendiamo tutta sta roba e non ci serve. Session Scarf. Se Scarf, meglio. Possiamo saccare contro il campione, sì. Qua possiamo saccare. 15 full restore, 7 max potion e 2 per potion. Secondo me ci siamo. E se si vince, ragazzi, dovete fare il delirio, però. Super Champ pronti nella Goding. Ci siamo, signori e signori. Ci siamo, carichissimi. E questo è il momento della verità. O si gode tutti insieme, oppure tocca ricominciare un nuovo tentativo da capo. Andiamo, carichissimi. È quel momento. Il Super Champ su Emerald Rogue Hardcore Mode Nuzlocke è Oak. Si parte. You did well to make it here. Now, for one last time, let's battle. Aridaglie. Noi andiamo di Lapras che non rischiamo. Va bene. Surfa, Sludge Wave va bene, ok. Sludge Wave, ok. 120, 112, 115, siamo lì. Buono, giù il primo. Venusaur. Andiamo di Nidoking qua, e infatti lui è Mega. Ma sai fuoco versus erba? Ok, Flip Powder mi sta bene. Prendiamoci il danno, andiamo a fare... il nostro full restore. Buono di Sbomb. Non benissimo. Full restore. E slash. Per danno. Orimba. Sta slash invisibile però il flinch. Dai. Hanno preso un flinchino. Buono, dai. Flamethrower giù. Buono. Blastoise. Solar Beam. Scalda sotto Sun. Buono. Fai Flamethrower. Buono, Dragonite, vai di Lapras, Outrage, ok. Porco 2, che danno indecente. Buono,
Ice Beam, Drago Danza, ne la godiamo perché abbiamo Ice Beam e Ice Shard e questo è andato. A parte ci muore da Ice Beam, però. Buono. Z Moltres, ok. Super Sonic Sky Strike, va bene. Mamma mia, che Pokémon Lapras. Che Pokémon Lapras pazzesco, eh. Roost, ok. Hurricane. Blind, Itta. Surfone. Allora, siccome lui qua probabilmente Roosta, io faccio un Full Restore. Ok, buono. Fire Blast, Miss. Buono, lui è in range di Shard. E giù anche lui. Nice. Ultimo Pokémon. È un Mach di Alola. Lapras, hai fatto tutto te. Continua a fare tutto te. Hai fatto tutto te. Anche se spero non ti uccida Lapras. No, non ti uccide. Mr. Pesh. Sfisciamo. E signori e signori, si va assolutamente a godere. Campione anche di Emerald Rogue Hardcore Mode. Nuzlocke più tutte le nostre regole autoimposte. Al 12° tentativo. Congratulations, Zago. Si gode totalmente, ragazzi. Si gode totalmente. Grazie a tutti. Siamo campioni di Emerald Rogue Hardcore Mode Nuzlocke. Mamma mia. Uff. È veramente un grande altro super achievement. Grazie veramente di cuore a tutti. È stato uno spettacolo. Sono veramente mega contento, mega soddisfatto allo stesso tempo, ragazzi. Sono veramente proprio contentissimo. Ma tanto, 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 tanto. Perché è un altro achievement che volevo assolutamente mettere nella... in saccoccia. Ecco, nel palmarès, diciamo nel palmarès. Abbiamo vinto talmente tante sfide, talmente tante cose. Cioè, bello, 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 veramente. Ci manca giusto il record mondiale all'azienda lotta. Solo il record mondiale all'azienda lotta. Il record mondiale all'azienda lotta chiuderebbe un cerchio.